Siamo a Senigallia per Pane Nostrum. Con noi Luca Salvatori, presidente dell'associazione Amici della Birra, al quale chiediamo qual è la relazione fra birra e pane. Cosa avete fatto all'interno di questa manifestazione? Dunque, noi come associazione Amici della Birra siamo presenti a questa manifestazione che si chiama appunto Pane Nostrum, questa è l'edizione numero 12. E, diciamo, noi siamo qui presenti da 3 anni, il pane e la birra sono praticamente dei prodotti molto molto simili, sono fatti dalle stesse materie prime, quindi acqua sia per la birra che per il pane, lievito, pane e birra e naturalmente cereali che potrebbero essere sì l'orzo ma anche farro, frumento, segale, ci sono sia pani che birre fatte con queste caratteristiche, quindi birra, pane liquido perché è la versione liquida del pane, quindi questo è quello che ci lega, abbiamo voluto essere presenti a questa manifestazione. Quindi come esistono diversi tipi di pane, esistono anche diversi tipi di birre ed è possibile un abbinamento diverso fra alimenti diversi e birre diverse? Sì, certamente, infatti noi la nostra partecipazione qui a Pane Nostrum si basa su una sessione pomeridiana di degustazioni a tema vario che possono essere nazionali, internazionali e regionali, mentre alla sera scatta quello che è proprio il laboratorio di degustazione dove vengono presentate 4 birre in abbinamento con 4 portate dall'antipasto al dolce. Quindi noi sicuramente vogliamo fortemente far capire alla gente che come col vino si abbina nello specifico piatto le birre, perché parliamo, come dice Quasca che è un grandissimo esperto internazionale, non c'è la birra ma ci sono le birre ed ogni birra ha una sua funzione e vanno abbinate con uno specifico piatto. E quali sono le proprietà della birra? Ha delle caratteristiche anche organolettiche particolari? Sì, diciamo che una caratteristica che definisce fondamentalmente la birra è soprattutto il gusto amaro, questo dovuto alla presenza del luppolo. Logicamente c'è la frizzantezza. Per il resto non so se vogliamo entrare nei discorsi salutistici, se è vero che la birra ingrassa, fa bene al cuore, lì secondo le campane voi sapete che ogni tanto esce fuori qualche studioso che dice che una cosa fa sempre bene, quindi non so, di sicuro so che se beviamo una birra semplice, quelle generalmente si bevono intorno a 4 gradi o 4 gradi e mezzo, un bicchiere di birra ha meno calorie di quello che è un succo di frutta. Se poi andiamo a subire particolarmente alcoliche, particolarmente corpose con residui di zuccheri, è chiaro che le calorie salgono, però è anche vero che certe birre si bevono in quantità minore e quindi poi ognuno si regola sempre. Poi non è vero che la birra, che non è questa immagine classica sempre dell'uomo con il ventre enorme perché beve birra, quello è perché ne beve troppa, no? Perché beve birra. Ecco. E un'ultima domanda, proponete sia birre italiane che straniere? Allora, noi siamo partiti con le birre straniere perché noi siamo partiti già da 6 o 7 anni fa, quando la birra è ancora una cosa molto difficile anche da trovare, cioè si trova in giro ma le cose particolari ce n'erano poche, quindi noi siamo partiti su quello che il mercato offriva, quindi soprattutto birre straniere, soprattutto tedesche e belghe, poi è cominciato a arrivare qualcosa dall'Inghilterra e dalla Repubblica Ceca e poi è uscito quello che è il fenomeno in Italia dei microbirrifici artigianali che sono cresciuti nel giro di 3-4 anni, sono passati da una 50ina fino a 350 di oggi. E anche nelle Marche siamo partiti con 2 o 3 birrifici, già oggi siamo a 12-14 circa, quindi pian piano abbiamo seguito anche quello che è il discorso italiano, regionale.